Questa è la faccia sfatta di due che si sono svegliati alle 5 per prendere l'aereo e da Faro volare a Lisbona. Siamo in giro per Lisbona, abbiamo fatto una bella colazione, abbiamo preso un bel caffè in Piazza Rossio con un pasticcino e adesso andiamo nella piazza più importante di Lisbona. Quello che avete visto, ragazzi, è l'elevador de Santa Giusta, che è questo sistema che voi potete prendere praticamente un biglietto, far la coda, andare fino in cima a vedere il panorama. Ora però vi faccio vedere una piccola scorciatoia che potete fare a piedi senza dover fare tutta la coda e senza pagare un euro per vedere lo stesso panorama arrivando cioè in cima. È sufficiente lasciare l'elevador, percorrere la scalinata che c'è alle spalle, andare leggermente in salita, dopodiché troverete sulla vostra destra questa scalinata. Andiamo! Quello che avete visto è il panorama che si gode da qua sopra, veramente immancabile. Questa alle mie spalle è la chiesa do Carmo, famosa per non avere più un soffitto. Qua si può dire c'era una volta. Lisbona è una di quelle città in cui vale veramente la pena perdersi, perché ogni via racconta qualcosa. È difficile fare un programma e seguirlo, soprattutto perché appena fai una via vedi una chiesa, vedi un'altra via, un sentiero, un cunicolo, una scalinata. Dovete lasciarvi trasportare dalla bellezza di questa città. Purtroppo non ho la documentazione audiovisiva perché avevamo troppa fame e avevamo mangiato e ben bevuto, però vi dico solo che in quel posto spendete pochissimo e mangiate da Dio. Abbiamo preso due crocchette di baccalà, due pastellas de baccalà, tipo una cosa del genere. Abbiamo preso una crocchetta con i gamberi, una crocchetta con prosciutto e formaggio, due birre, 6,80 euro. Non aggiungo altro. Il nostro viaggio enogastronomico in terra portoghese continua. Siamo però un attimo sconcertati. Vedete questa pasticceria? La vedete? C'è anche l'indirizzo perché se lo merita. Siamo entrati, abbiamo preso due caffè, abbiamo preso unboxing, queste paste devastanti e abbiamo speso la bellezza di, dillo te, non me la sento, 3,50 euro. Siamo nel Bairro Alto. In questo momento siamo in cima all'Elevador da Gloria e secondo me c'è la vista più bella sull'intera città di Lisbona. Guardate che figata!
Stiamo andando al miraduro di Sagrassa, dove c'è anche la chiesa di Sagrassa, ovviamente in cima a una collina. Facciamo il punto della situazione. Allora, la prima giornata a Lisbona è stata veramente interessante, l'abbiamo girata in lungo e in largo e direi che abbiamo fatto tipo il 90% di Lisbona. Buongiorno ragazzi e bentornati. Allora, veramente siamo noi quelli che siamo tornati. Facciamo colazione e andiamo diretti alla Torre di Belém. La scelta è ricaduta su questa buonissima fetta di torta, questa due dita enorme, caffè, bolline di Berlino per non perdere l'abitudine. Adesso prendiamo uno di questi cosi e ci facciamo portare fino a Belém per andare prima sulla torre e poi ad assaggiare le buonissime pastels de Belém. Ricordatevi, le uniche che si possono chiamare pastels de Belém, tutte le altre sono imitazioni e si chiamano pastel de nata. Alla fermata di Belém abbiamo trovato subito ad accoglierci il monastero Dos Geronimo. Ragazzi, in questo momento siamo davanti a un'istituzione. Questa pasticceria si chiama proprio Pastéis de Belém ed è quella di cui parlavo prima, in cui hanno creato proprio il tipico pasticcino della città di Lisbona. Tendenzialmente in tempi non Covid ci sarebbero almeno 2-3 ore di coda. Ora ne approfitteremo per mangiare qualcosa e assaggiare il pasticcino. Siamo appena arrivati all'LX Factory. Sarebbe una sorta di quartiere industriale completamente rivalutato ed è destinato appunto a tutte queste botteghe, piccoli artigiani, ci sono un sacco di artisti, artisti di strada, mercatini del vintage, si possono comprare dei vinili. È molto interessante farci una passeggiata, ovviamente si può anche mangiare e bere qualcosa. Adesso vi porterò a fare un giro proprio in questo quartiere. Però abbiamo una domanda prima: cosa ne pensi di quel pastel de Belém? Erano buoni, io non avevo ancora assaggiato gli altri, quelli fake surrogati. Esatto. Era molto buono, fra l'altro vi danno una scatolina se li portate via e vi danno anche delle bustine con la cannella e lo zucchero a velo nel caso vogliate metterlo, che si può aggiungere a piacimento. Esatto. Quindi molto buoni, tanta crema, belli pieni, 1,15 euro, quindi il prezzo un po' particolare, ma comunque sì, 1,15 euro. Nella pasticceria ufficiale ci sta. Dai, bene, andiamo in giro per l'LX Factory e prendiamoci un bel caffè. Entrati all'interno di questa libreria che è veramente particolare. Si può
possono trovare libri di ogni genere e si può addirittura visitare questo macchinario, che è una vecchia pressa utilizzata appunto per stampare dei giornali. Purtroppo siamo giunti all'ultima sera di questo tour incredibile del Portogallo, il nostro Portogallo OTR, on the road. Allora, ho riservato un programma veramente interessante per la serata, infatti andremo a Cais do Sodré, prenderemo il traghetto, attraverseremo il fiume e andremo fino in cima al Cristo Rei a goderci il panorama al tramonto. Ok, quindi da Cais do Sodré si prende il traghetto, costa 3,10 euro andata e ritorno, e in circa 5-10 minuti si arriva dalla parte opposta a Cocillas. Poi c'è l'autobus, proprio qua alla stazione degli autobus, che ti porta fino in cima al Cristo Rei. E le gusta gozare e vacilar, yeah, con uno traguito de Fernet, solo toda la timidez, pasalo no solo. E ricordatevi che il santuario chiude alle 6:30 e la terrazza panoramica è ovviamente il punto più bello che ci sia dell'intera città di Lisbona per fare delle foto. Non so fino a che punto possa avere senso andare fino in cima, perché oltre alla coda, oltre al costo, oltre al tempo, c'è tutta la gabbia metallica di protezione che alla fine non vi permette di fare delle belle foto ricordo. Quindi secondo me la terrazza panoramica è il punto in assoluto da non perdere. Quindi dopo aver visto il paesaggio mozzafiato da in cima al Cristo del Rei, andiamo direttamente a vedere un altro bel panorama al Miraduro de Santa Catalina. Visto che abbiamo fatto poche salite, Simo, com'è? Che poi d'altronde se un Miraduro non poteva neanche farlo sottoterra, giustamente, ci sta. Siamo arrivati al Miraduro e come vedete c'è anche un bel posticino per fare un aperitivo, perciò birra come sempre non manca. Ma il vero protagonista è il panorama. Noi eravamo esattamente là dove c'è la statua del Cristo Re. Vi por internet en una playa Nicaragua se bufé si está gourmet relleno de piraña el río está movido que está nada las arañas por eso que tú te acercas a mí me gusta más de tú como te hago reír me encanta como besas como me haces sentir eres especial eres solo para mí y si nos vemos en Bahamas. E finalmente ragazzi si arriva a cena al mercato coperto che si chiama Mercato da Ribera, dove vendono. Di qua siamo al Time Out Market. Buon appetito! Che dire ragazzi, siamo al mercato coperto cena, ma l'atmosfera che si respira è dannatamente fredda. Fucking Covid, non c'è momento migliore per poterlo dire. Ho preso un bel panino con una fettina di maiale di pata negra con le patate. Simone ha preso un bel tentacolo di polpo con le patate. Però io che ho vissuto l'atmosfera di questo mercato 2 anni fa, in questo preciso istante, vi assicuro che è imparagonabile. C'erano persone dappertutto, gente che andava, che veniva, tutti che mangiavano e c'era da aspettare delle ore per mangiare qualcosa. Magari fin troppo, però era la vera atmosfera del mercato coperto di Lisbona. Eccoci qua, come vedete dal cartello che sta reggendo la tenente Simona, tenente perché è colei che tiene, siamo giunti all'ultimo giorno. Purtroppo il nostro mitico Portogallo OTR è terminato. È stato un viaggio veramente incredibile. Abbiamo visto dei posti stupendi, abbiamo mangiato veramente come dei tacchini, credo. Forse come almeno 2 tacchini a testa. Ci metteremo a dieta per il prossimo mese, probabilmente. Esatto, fino al prossimo viaggio.
E è stato un vero piacere avervi portati con noi in giro. Grazie per aver visto tutti i video fino all'ultimo. Grazie per averci seguiti sui vari canali Instagram, Facebook, eccetera. Mi ha fatto veramente piacere fare questo viaggio con Simona. Sono molto contento. E quindi, ragazzi, ci vediamo alla prossima avventura. Bellissimo.